tanta solidarietà ha avuto lei dopo quell'atto intimidatorio? Guardi, ne ho avuta tantissima, molta forse l'ho anche persa, perché io per mia scelta personale non sono su Facebook e quindi so che molte persone hanno mandato dei messaggi attraverso questo canale, ma bene o male mi sono state riferite parecchie. So che c'è stata veramente una grande solidarietà e l'augurio è quello di fare tesoro di questa solidarietà per andare avanti nella solita maniera, e cioè guardando il bene delle scuole, il bene dei nostri figli e il bene della città. Tenendo conto che lei non è una persona che litiga o che ha problemi, si è fatta una ragione di questa? No, non me la sono fatta e paradossalmente spero di non farmela, nel senso spero di poter scoprire un giorno che è stato solo un caso, che sia stata la mia macchina a bruciare.